The Show. Qualche anno fa, molti di voi se lo ricorderanno, abbiamo girato per le strade di Milano alla ricerca di VIP da intervistare. Per chi l'avete preso? Marra. Davvero? Ma io non sono contro. Non sono Beppe Grillo, dai. Raga, rivisti adesso ci somigliavano davvero tanto, ma con il tempo siamo riusciti addirittura a migliorare le nostre capacità investigative. Pronto? Giuseppe Conte? Con chi parlo? Vaffanculo. E nemmeno lui era quello vero. Insomma, visto che è così facile scambiare una persona per un'altra, vi abbiamo chiesto di inviarci su Instagram i numeri di telefono di omonimi, ovvero persone con lo stesso nome, dei VIP, ovvero Very Important Person, personaggi famosi. The Show presenta Chiamate Anonime agli Omonimi, Gianni Morandi. Pronto? Sì, pronto, signor Gianni Morandi? Sì. È la moglie? Signor Anna? Sì. Ah, la signora Anna? Sì. Volevo parlare con Gianni, se era possibile. Gianni Morandi, ma non è mica il cantante, eh? Ah, non è lui? No, non è lui. Pensano sempre che sia Gianni Morandi il cantante, ma non lo è. Per me sarebbe già un onore solo dire Gianni Morandi la stimo al signor Gianni Morandi, anche se non è Gianni Morandi, non so se mi spiego. Ho capito. Io sono andata al suo concerto. Ah, anche lei è fan? E lei è fortunata come donna, perché lei è fan di Gianni Morandi e può dire di far l'amore con Gianni Morandi, cioè... Io sono fortunata a avere Gianni mio marito. Ma dove è andato? È andato a prendere il latte? No, è andato via con suo fratello che aveva un impegno. Ah, ok, andava a 100 all'ora? No, un po' meno. C'è il limite di 50 nei percorsi urbani. Alessandro Borghese. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Signor Alessandro Borghese? Mi dica. Ah, guardi, non pensavo di trovarla, visto il periodo non sapevo nemmeno foste aperte. Stasera è il mio anniversario, la mia ragazza, facciamo 3 anni, ho organizzato tutto, fiori e quant'altro. Ho trovato il suo numero, volevo chiederle direttamente se riuscivamo a organizzarle una sorpresa da lei, se magari mi poteva venire incontro con il costo. Ma per cosa? Per la cena dell'anniversario. Alessandro, scusami, di fronte a una coppia giovane innamorata che chiede uno sconto, butti giù in questo modo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ho chiamato poco fa, ho parlato con il signor Alessandro Borghese. Mi dica. Sì, lo chef non c'è? Ha sbagliato numero, sa, non c'è nessuno chef qui. Ah, e che lavoro fa suo marito, mi scusi? È in pensione. Ah, in pensione. E com'è? Non è che può cucinarci lui qualcosa? No. Matteo Renzi. Pronto? Sì, buongiorno, salve. Parlo col signor Matteo Renzi? Chi è? Sì, salve. Sono Alessio di Magic English. La chiamo per un corso di inglese accelerato British. Le interessa? No, grazie. No, perché viste le ultime uscite, sa, shish, because, shock. Ho detto magari il signor Renzi era interessato. No, non era interessato. Enrico Mentana. Pronto? Buongiorno, signor Enrico Mentana? Sì? Sì, la metto subito in linea, un secondo, attenda. Per... E mi dicono che abbiamo in diretta il direttore Enrico Mentana. Direttore, un commento sull'ipotesi di governo Draghi, su come si sta evolvendo la situazione. Siamo in diretta sulla 7. No, no, guardi che ha sbagliato. Che è sempre simpatico il direttore. Allora, in che senso? Ci dica. Che io non sono il direttore. Lei non dirige il TG La 7? No. Ma scusi, dalla regia, ma non è Mentana Enrico? Sono Mentana Enrico, ma non quello, è mio cugino quello. Lei è Enrico Mentana, giusto? Dalla regia mi confermano. E sono Enrico Mentana, però sono il cugino del direttore. Ah, andiamo un secondo in pubblicità, scusate. Pubblicità. Guardi, siamo in pubblicità, ora non ci sentono. Mi può far finta di essere il direttore, che stiamo facendo una figura di merda con tutta la rete qui? No, guarda, è impossibile. No, certo. La ringrazio, certo. Ma non posso. È finita la pubblicità. Sì, siamo tornati in studio, ecco il direttore. Direttore, come sta? Bene, arrivederci. Arrivederci, grazie dell'intervento, direttore. Non sono un'altra parte, non rompi col Paolo Celata, forse, che è intervenuto da dentro mio. Leone Lucia. Pronto? È il signorino Leone Lucia? È lei? Sì, sono io. Ciao, piccolino, ciao! E l'hai fatta la pappa? E lei fa, risponde anche il telefono adesso, sei grande! Chi sei? Com'è che sono? Sono uno dei tuoi follower! Aspetta, ma quanti anni hai? Sì. Sì, chi è? Chi è lei, scusi? Io sono il figlio della signora.
Ah, ma no, io cercavo Leone Lucia, il figlio di Fedez. E a sbagliare, c'era un'omonima. Ah, cavolo, no, allora sì, devo aver sbagliato. No, perché lui si chiama sì, Leone di nome e Lucia di cognome. La signora non ha 2 anni, è più grande, immagino. No, no, la signora ha 84 anni. Ah, beh, no, beh, se ha 80 e passa anni, non può essere Lucia. Il parente misterioso. Pronto, signor D***o? Di chi è? Sono Alessandro, abbiamo il carico di mozzarelle che ha ordinato il signor. Non so di che cosa stia parlando questo carico di mozzarelle, sinceramente. Ma scusi, perché io c'ho D***li Infotti via Roma. No, questo è Ponte Buggianese. Ah, e non è D***li Infotti? No, è Insetti. Per scherzi! Il primo scherzo in scatola di The Show, delle vere cavalette essiccate, perfette per fare scherzi a amici e parenti. Come? Ne mettete una su un tavolino, mamma mamma c'è una cavaletta, e poi gna 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 la mangiate. Le torna? Tantissimo. E allora ringrazio il signor Insetti, che è stato un testimonial perfetto per gli insetti per scherzi. Li potete comprare qua sotto, ragazzi, basta cliccare, vi manda sul nostro sito, sono in sconto. Leonardo DiCaprio. Pronto? Sì, pronto, salve. Signor Leonardo DiCaprio? Sì. Mi deve solo togliere una curiosità, ma sulla porta non ci stavate in due? Non ho capito niente. No, volevo sapere se sulla porta c'era spazio effettivo per 2 persone. Questo discorso non riesco a capirlo. No, perché sa la storia, Titanic affondato, la porta, Rose in due... Senti, ma lei che parla italiano o parla tedesco? No, parlo italiano. Che cosa intende la porta? E invece mi tolgo una curiosità, perché non ho capito questa cosa qui. Alla fine la trottola si ferma, continua a girare, cioè era tutto un sogno, non era un sogno? Senti un po' una cosa. Sì, prego. Ma qua questi discorsi non si possono fare. Ah, e beh, infatti lasciamo il finale aperto. Ma invece l'alito dell'orso in Revenant puzzava, non puzzava? Com'era? Perché comunque l'ha conciata male. Ma senti un po' una cosa. Sì, prego. Ma devo mettere le parole pesanti oppure mentre... Ma scusi, ma lei non è Leonardo DiCaprio l'attore? Certo che sono io. Ah, allora niente, le stavo facendo le domande. In The Wolf of Wall Street, Margot Robbie nella scena dove apre le gambe, ma ce l'aveva le mutandine oppure no? Lo metteva più giù. No, vabbè. Ezio Greggio. Buonasera. Sì, io cercavo il dottor Ezio. Il dottor Greggio forse? Sì. Il dottor Greggio non è più qui. Adesso siamo diventati... Da Monte Carlo? Com'è? È andato a Monte Carlo? Non saprei dire dove è andato, so che è andato in pensione. Ma quindi era il dottor Ezio Greggio, giusto? Dottor Ezio Greggio, sì. Perfetto, beh, io mi chiedevo, ma è lui o non è lui? Deve andare avanti per molto? Ma non lo so, c'ho ancora il biro. Io mi chiedo la deficienza umana. Le belline? Papa Francesco. Papa, buongiorno. Salve, signor Papa Francesco? Sono il figlio, come ci parlo? Ah, con un fedele, non c'è suo padre? Guardi, si è spostato, mi può dire così riferisco? Allora, no, io volevo solo parlare con sua eminenza per cercare un po' di conforto. Sono giorni difficili per me e la mia famiglia. Forse sicuramente hai sbagliato. Ah, non è il Papa Francesco? Sì, mio padre si chiama Papa Francesco, ma non è il Santo Padre. Ma io pensavo che non potesse avere figli gli uomini di chiesa. Appunto, non può. Ah, quindi non c'entra nulla col Papa. Ah, cavolo. No. Fabrizio Corona. Sì, buongiorno, Fabrizio Corona? No, non c'è adesso. Guardi, io sono Antonello. Se gli può dire che ho le foto che mi aveva chiesto, non farlo sapere troppo in giro. Ma parla di un certo Fabrizio Corona o di un altro? No, io parlo di Fabrizio Corona. Ho le foto dei piedi di tutto il team The Show. Stigliano, Tenace. Guardi, ascolti, forse ha sbagliato il numero. Non è quel Fabrizio Corona, guardi. Ma io ho anche le foto dei piedi di Lale, che c'è anche il mistero, se n'è andato. Forse aveva i piedi più brutti degli altri. Se è interessato a comprarle, se no io metto tutto su OnlyFans. Io metto dove pare, anche in un'altra parte, guardi. No, che so che Fabrizio non è che se l'ha passata bene. Amadeus. Buonasera. Amadeus? Sì. Sì, buongiorno, sono l'ufficio stampa di Alessandro Tenace, giovane talento canoro. Stavamo aspettando una risposta per quanto riguarda il pezzo che avevamo inviato. Ma di che cosa? Non vi è arrivato? Ma che pezzo è?
Ma un pezzo moderno con richiami comunque alla classicità della musica leggera italiana, come voi tra l'altro avevate richiesto. Ma richiesto da chi? Dal direttore. Lei, non, lei è il direttore? Di che cosa, mi dica? Del festival della canzone italiana. No, guardi, no, non è... forse non so se... Amadeus? Ascolti, questo è un negozio. Ah, ho capito, lei finge di non essere Amadeus per non dirmi di no. Io, guardi, non conosco nessuno, abbia pazienza. Un posticino. Sto dicendo che ha sbagliato, lei insiste. No, no, allora, grazie, buonasera. Nel dopo festival? Un posto anche in ultima fila. Pronto? Sì, pronto, signor Bugo. Sono il figlio. Che succede? Guardi. Dov'è Bugo? Lo sa com'è, Morgan lo sta ancora cercando, quindi... Ah, no. Scusaci, è uno scherzo telefonico. Siamo di un programma di scherzi telefonici. Bravissimo, che caso, mi chiamo Anna anch'io. Ma veramente? No. Ci chiamiamo The Show, non so se conosci magari. Ah, siete The Show? Sì, siamo di The Show, cazzo, grande. Oh, grande. Grande. Ma la chiamano spesso per sta cosa qui, no? Agli inizi sì, agli inizi ho detto il Papa, sì, ha ricevuto un paio di chiamate mio padre, però da persone che realmente mi cercavano il Santo Padre. La gente davvero lo fa troppo. Buongiorno, signor Carlo Cracco? Sì. Se lei apre un ristorante con un nome così, è sempre pieno. Bene, tutti quando vengono qua a mangiare a casa mia dicono siamo andati da Carlo Cracco. A mangiare la pizza. Però mio padre ce l'avevo di fronte a me, si è messo le mani nei capelli perché no, non ci posso credere, un altro. Quando vuoi fare uno scherzo ad un amico o a un parente, chiama The Show. Come fare? Semplice, seguici su Instagram e aspetta la call to action o scrivi un messaggio in direct. La prossima vittima potrebbe essere il tuo congiunto, tua mamma, tuo papà, tua moglie, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, tuo cugino, tua cugina, tuo cognato, tua cognata, tua nipote, tua nipote, tua sorella. E ricorda, solo chi ama The Show, chiama The Show. Questo video è nato da una vostra specifica richiesta dopo la scena con Giuseppe Conte, mandato a fanculo grazie a Marco C ed Ale nel pronto fatto. Abbiamo dedicato tutto un video agli omonimi, quindi se ne volete un altro, lasciate un like perché tornano gli scherzi telefonici ai personaggi famosi, o quasi, a 100.000 like. Scrivete qui sotto nei commenti altri video, altri personaggi conosciuti, famosi che possiamo chiamare. Io sono sicuro che non avremo difficoltà a recuperare i nomi di Valentino Rossi. Penso che in Italia ne avremo veramente veramente centinaia. Scrivete qui sotto. E poi se facciamo così, se raggiungiamo nuova sfida tra noi intimi, tanto adesso chi arriva fino alla fine del video, se arriviamo a 2000 commenti, anzi facciamo 3000, proviamo a rifare questo episodio dal vivo, cioè come l'altra volta in Piazza Duomo ricercando le persone famose, che con la mascherina sarà impossibile, era solo per fare 3000 commenti. Dai, proviamo ad arrivare a 3000 commenti. E mi sono ricordato dopo che c'erano le mascherine. E se invece conoscete direttamente un vostro amico che si chiama come un personaggio famoso, o una vostra amica che si chiama come una politica importante, scrivetecelo su Instagram, l'unico metodo per commissionarci scherzi al telefono. Ecco qui il tag di The Show. E invece poi se volete farci delle proposte, Alessio e Alessandro, non so, sushi gratis. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché tra poco arriveranno delle novità molto 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 importanti, quindi vi conviene, non è vero, cioè forse sì, forse non lo so, cliccate qua. Quanta è la percentuale? Non abbiamo aggiornamenti dati Istat. 51, Istat? Cioè peggiorato. Ah, peggiorato, quindi non ha funzionato. Proviamo, non iscrivetevi al canale, anzi, no scherzo, lasciamo così, se volete iscrivetevi. Ah, perché poi, cioè, vi siamo sempre in pochi. Un ragazzo mi ha scritto su Instagram e mi fa, guarda, io non studio marketing, però secondo me non fate gli iscritti perché lo dite in fondo al video, dovete dirlo all'inizio. Che è genio. Ha ragione, ha ragione, ha ragione. Dal prossimo video inizieremo con iscriviti.